Ciao a tutti ragazzi, Jeflex che vi parla ed oggi siamo su una nuova top 5 su Fortnite in compagnia di Dark. Ciao. C'è gente da me intanto. Vabbè, comunque Vabbè, ragazzi, in chi si questa vuole? top andremo a vedere 5 giocatori che sono odiati su Fortnite. Prima di iniziare il video vi ricordo di passare dalla descrizione dove troverete pagina Telegram, profilo Instagram e gruppo Telegram. Inoltre vi metterò in descrizione anche il gruppo per l'evento Mega Battle. Se qualcuno fosse interessato, basta entrare nel gruppo, trovare un compagno di team e aggiungere anche lui al gruppo Telegram. Se non avete Telegram potete benissimo scaricarlo in quanto è gratis. Allora ragazzi, andremo a parlare adesso di giocatori che sono odiati su Fortnite. Con quale iniziamo? Con il Camp. camper, esattamente. Il camper, il giocatore più odiato di Fortnite. Quello che peggio di lui non ti fa sclerare nessuno, nemmeno secondo me. E dove lo troviamo? Lo troviamo sotto le scale, che appena tu scendi dalle scale ti prende da dietro. Lo troviamo nei cespugli, esatto, lo troviamo sotto i fortini. Tipo tu sali sul fortino, questo spunta da sotto e ciao ciao ti uccide. Quello camperato dietro la porta con il pompa, con la mira puntata. Arriva qua, si mette qua sotto, tu Mi appena scendi manicura ti prende da la. dietro e ti ammazza. E tu poi lì inizierai a sclerare anche tanto. Ma adesso ragazzi passiamo a un altro giocatore molto odiato su Fortnite. Come secondo giocatore molto odiato su Fortnite è il giocatore che ti costruisce sempre. Proprio tu tipo vuoi sparargli, lui ti sta facendo in quel momento la scala in faccia, come è successo in questo momento, e praticamente ti fa sclerare questa cosa. Soprattutto quando tu stai per sparare e quella ti costruisce in quel preciso momento, è uno sclero assurdo. Ma adesso andiamo avanti con il terzo giocatore odiato su Fortnite. Il terzo giocatore più odiato di Fortnite è quel giocatore che quando ti mette a terra e facendo finta che è una partita in coppia, no? Come quella di adesso. Facciamo finta che uno mi metta a terra, no? Mentre che Dark Felix gli spara, lui quindi viene hittato, deve uccidermi per forza. Quello ti mette un fastidio assurdo, sì. Quello Magari non ci quello là lo fa per piace. rovinargli la partita a quel team, anche se poi muore non gli interessa. Però, benedetto Cristiano, puoi provare ad uccidere Dark Felix, così se lo uccidi ci batti tutti e due fuori e tu non muori. Ma no! Uccidiamo in questo caso Hyflex, perché così gli roviniamo la partita. Ecco, queste Ma sono cose che questo cosa si succedono sta tutti i giorni. augurando? Ecco, facciamo così. Questo. Esatto, questo qua fanno. Mentre che c'è quello mi stava sparando, ne facciamo così. Ecco, questo qui è uno dei giocatori più odiati di Fortnite. Così per forza. Quarto giocatore più odiato di Fortnite è quello che, in poche parole, utilizza solo razzi. Lancia razzi, lancia razzi telecomandato. Comunque, tutta a base di razzi. Quando lo trova deve spammarlo contro tutti i Per giocatori, pur forza, suicidandosi, appunto, perché a alla fine si costo di suicida. suicidarsi, perché magari il suo avversario gli sta a mezzo metro di distanza. No, lui si deve sparare. Meno che Ed faccia così. è uno dei giocatori, anche quello più odiati di Fortnite. Può capitare anche che il vostro compagno di squadra trova un lanciarazzi ogni 30 secondi. Avete proiettili per il lanciarazzi? Avete proiettili per il lanciagranate? E quindi ti mette un fastidio assurdo. Un altro giocatore molto odiato su Fortnite, secondo le statistiche, è quel tipo di giocatore che ogni 3x2 secondi deve spararti in continuazione. Faccio finta, tu sei in una prateria, cioè in un campo aperto, e quello là ti nota. Ti inizia a sparare, giustamente, però tu poi costruisci giustamente per riparare. E quello ti spamma talmente tanti proiettili che fino a quando tu non Dai, uccidi. finisci, appunto, fino a quando tu non Materiali. finisci materiali oppure lui finisce proiettili, continuerà fino all'infinito questa battaglia. Poi arriva la safe e muoiono entrambi. Questa è la bellissima storia che è molto probabile che succeda. Comunque, un giocatore molto molto odiato su Fortnite, quello. Secondo me è uno dei più odiati, a mio parere. Oltre al camper, il camper è il primo posto.
Un altro giocatore che non lo può vedere nessuno su Fortnite è quel tipo di giocatore che ad esempio si campera dentro una casa, è un camper più intelligente questo qua. E il giocatore che si campera in una casa ti si fa vedere, appena tu entri in casa ti fa andare dentro una stanza perché tipo lui scappa, quindi tu lo vai a prendere, si nasconde dentro una stanza, appena entri, boom, ti piazza la trappola. Mamma mia che nervoso quando succedono delle cose del genere, ragazzi. Ditemi anche la vostra esperienza sotto nei commenti, se vi è mai capitato delle situazioni del genere dove avete distrutto il joystick perché eravate talmente nervosi quando è successa una cosa del Ambuterattiva. genere. Esatto. E questo qui, Non ragazzi, è un resti a crisi. giocatore molto molto odiato. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag mannaggia Mario, sempre e comunque nei commenti, mi raccomando, ragazzi. In questo caso andremo a parlare di due persone odiate, non una. Perché ad esempio quando andate a fare le partite squadra, facciamo finta che io sono un Dark Felix e stiamo facendo una partita squadra, mettiamo il completamento, giusto per non essere in inferiorità numerica, magari. E cosa succede? Facciamo finta che parte l'autobus, noi ci buttiamo all'inizio, magari facciamo finta che passa proprio da Fatal. Quindi parte da così e fa questo tragitto, magari facciamo così oppure così. E quindi noi ci buttiamo all'inizio. Loro non si buttano con noi, ma si buttano per i cavoli loro, capaci dall'altra parte della mappa. Quindi facciamo finta ad anarci. E nulla, saremo io e Dark Felix contro team da 4 persone e loro due contro team da 4 persone. In sostanza, moriamo tutti. Cioè, in poche parole. Ragazzi, siamo nelle battute finali, stiamo arrivando al termine del video. Un giocatore che secondo me è il più odiato di Fortnite è quello che lagga. Avete presente? Tipo, faccio finta che siamo dentro una casa e dobbiamo combattere contro un avversario, uno contro uno. Questo va a scatti, quindi si teletrasporta, tu spari, magari gli hai fatto un headshot della Madonna e gli hai tolto 2549 di vita, però no, perché lui si è teletrasportato indietro nel frattempo e ti ha ucciso da dietro. È una sensazione molto bella e molto felice quando ti succede. Quando ti succede a te, cosa ne pensi? Sei felice, vero? Get quit e basta. Adesso, ragazzi, parliamo dell'ultimo giocatore più odiato di Fortnite. Qual è questo giocatore? Pensavate che me l'ero dimenticato, eh? E invece no, è il giocatore che appena inizia la partita, tu vai in un posto, lui comunque ti viene di dietro perché ti deve dare picconate. Cioè, nonostante tu hai un'arma, lui ti viene addosso perché ti deve togliere quel 20 di vita col piccone. E ti dà un fastidio assurdo perché se magari non hai un medikit, resti con 75 di vita per colpa di questo mongolo che ti deve prendere per forza a picconate. Quindi, ragazzi, è uno sclero assurdo. Ragazzi, Me ne per vado. questo video è tutto, spero davvero che vi sia piaciuto. Prima di chiudere vi invito a condividere il video ai vostri amici per riconoscerli in alcune occasioni, cioè magari gli dici così in modo scherzoso, tu sei il camper, no, tu sei il laggone, no, tanto per prendergli un po' in giro e farli sclerare come adesso farò io con Dark Felix, dove sei? Vieni qua, amore C'era uno mio. seriamente là, io ho fatto esplodere una bomba a caso, pensando non c'è nessuno, c'era uno là. Serio? Seriamente. Questo C'era il qui, gioco che ti ha messo tu a l'altro. meno 70. Tu sei un giocatore odiato. Allora, facciamo una cosa: noi un giocatore odiato di Fortnite diventiamo noi. No, non ti ho preso come. Ma Vabbè, secondo me comunque, 70, però ragazzi, non per c'è nessuno. questo video è tutto. Spero davvero vi sia piaciuto. Come al solito, vi ricordo di lasciare un like, un commento. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, ragazzi, da iFlex e Dark Felix è tutto. Troverete il suo canale sotto in descrizione. Mi raccomando, passateci. E niente, bella. Ciao.